Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Smalling. Ha lavorato sodo per diventare il punto di riferimento in difesa della sua squadra e della nazionale. Un difensore veloce nonostante la stazza, fondamentale per contenere gli inserimenti degli avversari. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Palla del portiere, ha bloccato senza problemi. Pellegrini. Scodella in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Arthur. Provano a partire in velocità. La Juventus. Ha avuto spesso il pallino del gioco, ancora però zero occasioni da gol. Spinge sulla fascia destra. Intercetta il passaggio, pericolo. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. C'è la palla lunga, in avanti. Ha la peggio nello scontro di forza. Bentancur. Cuadrado. Smalling. Nessuna delle squadre ha mostrato vivacità di gioco, non si è visto molto finora. Si libera la grande. Lotta, ma perde l'equilibrio. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Ora Mkhitaryan. Cuadrado, di forza. Locatelli. Può andare. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Mkhitaryan. Pellegrini. Mancini. Veretout. Pellegrini. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio.
Dybala. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Veretout. Prova a prolungare. Scatta verso il pallone. Va di testa! Una buona iniziativa, ma non è bastata. Che sfista! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ecco Morata. Dybala con una buona possibilità. Arthur. Dybala. La butta in mezzo. E va a colpire di testa. È mancata un po' di precisione. La Juventus ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Decidono di giocarla all'indietro. Il primo tempo finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Si parte per la seconda frazione di gioco. Finora la partita è a secco di gol. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Il portiere dice di no. Che salvataggio da parte del portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. E trova bene il compagno. Morata. Altro calcio d'angolo, ma devono sfruttarlo bene. C'è il colpo. Il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Chiesa. Grande salvataggio da parte dell'esterno difensore. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Meglio per allontanare il pericolo. Pallone lungo in verticale. Zaniolo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Chiesa. Pronto al tiro. Un gol capolavoro. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Zero dunque. Qualsiasi cosa abbia detto loro l'allenatore nella pausa ha funzionato a meraviglia. Cristante. Mkhitaryan ci mette il fisico e conquista il pallone. Ecco Dybala. Chiesa riceve, può concludere. Buffa l'esterno difensore. Vantaggio che comincia a essere molto comodo. Situazioni come queste le sai sfruttare quando lo prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. E si riparte da un netto 2-0. I rapporti di forza sono chiari al momento.
Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Mkhitaryan. Bentancur. La mette in avanti. Chiesa. Morata. Morata. Conclusione sul fondo. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Mkhitaryan. Locatelli. Palla Mkhitaryan. Cristante. Se ne va. Palla riconquistata immediatamente. Cercherà il tiro, la sfera entra in porta. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Ecco Morata. Pellegrini. Sono ancora in vantaggio, ma Luca questo gol li mette in grande difficoltà. Sì, ma hanno tutti i mezzi per riprendersi. Ora la partita si fa più interessante. Dybala. Ecco Morata. Riceve il passaggio. Chiesa. Può provare. È un grande riflesso qui. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. Libera il momento giusto. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Scatta verso il pallone. Dunque, rimessa laterale. Chiesa. Rabiot. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Prova a verticalizzare. Può calciare, prova a parata di Szczęsny. Questo errore potrebbe essergli fatale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Riceve un pallone interessante. E passa, occhio, la toglie dalla porta. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Dybala, dal tiro. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Karsdorp. Tentativo di allungare il gioco. La Juventus aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Ecco Morata. Oh, calcio di punizione per la Juventus.
Beh, qui gli è andata bene, eh? Poteva essere punito con il cartellino. Partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo a termine di una gara senza esclusione di colpi. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione?